oggi 21 giugno 2013 vi facciamo vedere come lavorano le ditte che fanno le strisce per i pedoni per le strade di Roma, in particolare nel quartiere di Piazza Bologna. Come si può vedere bene, queste strisce fatte pochi giorni fa, 2-3 giorni fa, risultano ancora abbastanza bianche all'inizio, ma dove passano le macchine già si sono pressoché scolorite. Qui siamo all'incrocio di via Arezzo con via Catanzaro. Qui invece siamo in via Lorenzo Magnifico, sbocco Piazza Bologna, come si può ben vedere dalla panoramica. Queste strisce sono state fatte la notte del 19 giugno. Adesso siamo al 21 giugno alle ore 17.30, perché sono passate poco più di 36 ore. Questo è lo stato delle strisce. Come si può vedere, al centro praticamente sono già grigie e quasi scomparse. Sono rimaste bianche soltanto ai bordi dei marciapiedi. Adesso siamo sempre in via Lorenzo Magnifico, però angolo con via Samira. Anche qui, la notte del 19 giugno, sono state fatte le strisce pedonali. Ecco lo stato delle strisce al centro della carreggiata. Praticamente ormai è più il grigio che il bianco. Leggermente più bianche sono quelle proprio vicine al ciglio del marciapiede. Ecco, si può apprezzare meglio così lo stato della vernice. Questo invece è lo stato della vernice che dovrebbe segnalare la striscia di arresto per i veicoli. Anche queste sono state fatte la notte fra il 19 e il 20 giugno, cioè poco più di 36 ore fa, visto che adesso sono sempre le 17.35. Questo al centro della carreggiata, questo è lo stato delle strisce. Sempre qui all'angolo via Lorenzo Magnifico, via Samira, questo è lo stato delle strisce dell'attraversamento pedonale. Come si può vedere, quelle centrali, oltre a risultare veramente rovinate dall'asfalto tutto crepato, hanno già perso, a distanza di meno di 40 ore, hanno perso tutto quanto il colore bianco. Anche qui sull'altro lato dell'incrocio via Samira con via Lorenzo Magnifico, come si può vedere, addirittura nelle strisce centrali la vernice è praticamente inesistente, mentre invece ancora si può apprezzare il bianco sulle strisce fatte vicino al marciapiede. Questo è il risultato del lavoro eseguito dalla ditta incaricata dal comune la notte fra il 19 e il 20 giugno, da mezzanotte alle 2 di notte. Naturalmente, facendo il giro, non abbiamo interrotto la nostra pratica di togliere tutte quante le affissioni abusive. Non resistiamo, quando vediamo un volantino abusivo affisso lo dobbiamo staccare, è più forte di noi. Zona Viale Libia, vedi? Sì, sì. Oh,